Audio shock, bufera su Casalino, ma il Movimento 5 Stelle fa quadrato. DL sicurezza migranti, Salvini, scatterà l'allarme, ma io me ne frego. Iran, attentato durante la parata militare. Il Movimento 5 Stelle fa quadrato attorno a Rocco Casalino dopo la diffusione di un audio in cui il portavoce del Presidente del Consiglio minacciava una mega vendetta nei confronti dei dipendenti del Ministero delle Finanze se non si fossero trovati i soldi per il reddito di cittadinanza. Parole inaudite secondo il segretario del PD Martina, che chiede a Conte di allontanare immediatamente Casalino. Ma i pentastellati non ci stanno. Nel Ministeri c'è chi ci rema pesantemente contro il cambiamento. Dopo l'approvazione del decreto sicurezza migranti scatterà l'allarme ONU, OSCE e Croce Rossa perché limitiamo i diritti. Ci saranno ricorsi e controricorsi, ma io me ne frego. Lo ha detto il ministro dell'Interno Salvini durante il suo intervento ad Atreju. Se la Consulta dovesse porre dei rilievi al decreto ne discuterò amabilmente, ha concluso. Continua a salire il bilancio dei morti provocato oggi da un attentato sferrato da un comando armato durante una parata militare dei guardiani della rivoluzione ad Avaz, nel sud-ovest dell'Iran. Due dei quattro attentatori sono riusciti a fuggire, altri due sono stati invece uccisi. Sono tre gli anticipi di campionato previsti per oggi. Si parte alle 15 con il match Parma-Cagliari. Alle 18 occhi puntati sul campo della Fiorentina, che affronta la SPAL, seconda in classifica. Alle 20:30 il terzo match degli anticipi è Sampdoria-Inter. E questa era la nostra ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti potete sempre consultare il sito della DN Kronos. Grazie per averci seguito e arrivederci.